Nello scacchiere di centrosinistra, in attesa che il PD rompa gli indugi, qualcosa inizia a muoversi. Sotto il cartello di Patto per l'Aquila, Italia dei Valori, Partito Socialista, Liberali e Centro per l'Aquila hanno presentato il loro progetto politico in vista delle amministrative 2017. Lavoro e legalità saranno le due parole chiave del loro programma, che partirà, dicono, dalle esigenze della popolazione attraverso una campagna di ascolto. Non sfugge che la formazione contiene partiti scontenti e critici verso quella maggioranza con cui governano o hanno governato. Si dicono aperti al confronto con tutti, purché il candidato sindaco sia di discontinuità rispetto all'attuale amministrazione e, stando al profilo tracciato, il vice sindaco Trifuggi potrebbe essere più che un'ipotesi. Ed è una aggregazione aperta a tutte le energie buone, positive, alle personalità che vogliono mettersi a disposizione di questo progetto di cambiamento e di concretezza amministrativa. È chiaro che il lavoro in questa città è la priorità assoluta, quindi noi dobbiamo mettere in campo tutte quelle iniziative che consentono ai cittadini di rimanere, ai giovani di rimanere in questa città, e per farlo abbiamo proposto già alcune iniziative. E naturalmente tutto questo che ruota intorno al binomio lavoro-legalità deve vedere la partecipazione dei cittadini dal basso. Nessuna proposta o candidatura calata dall'alto o frutto di giochi interni ai partiti, deve essere una candidatura interprete, capace di interpretare le istanze di cambiamento, di pulizia e di efficienza amministrativa, e noi credo possiamo tranquillamente andare avanti in questa direzione. Sulla possibilità invece di partecipare alle primarie di centrosinistra, il segretario regionale del DV è stato chiaro. Le primarie, chi le ha proposte non le sta più proponendo, il tempo passa, evidentemente non siamo più in grado di farlo, quindi nessuno ci ha mai sollecitato a questo. Noi siamo pronti a confrontarci con tutti partendo dal campo progressista, però è chiaro che penso che chi ha proposto le proposte, le primarie, non intenda più farle, perché diversamente avrebbe già avviato il percorso. Presentato l'ultimo volume del giornalista ed esperto di politica internazionale aquilano Salvatore Sant'Angelo, dal titolo Gerussia. L'appuntamento è stato organizzato dall'associazione L'Aquila che rinasce nell'ambito di Onda di Innovazione, e durante l'evento si è discusso di nuovi scenari internazionali alla luce della Brexit, della vittoria di Trump e dell'esito referendario nel nostro paese. Gerussia ricostruisce la storia e l'attualità di uno degli snodi politici più importanti del nostro tempo. L'analisi risale alle radici e alle ferite storiche della relazione tra Mosca e Berlino, per arrivare agli sviluppi degli ultimi anni, nel nuovo quadro emerso dalla crisi dell'equilibrio unipolare e dall'affermazione di due forti leadership politiche, quelle di Angela Merkel e Vladimir Putin. Sono stati 3 anni estremamente intensi, dove mi sono confrontato con questa inedita geografia politica ed economica scaturita dalla caduta del muro di Berlino. I rapporti tra la Germania e la Russia, due poli che sono stati estremamente conflittuali nella loro storia, due paesi che si sono mortalmente combattuti nella prima e nella seconda guerra mondiale, anzi soprattutto nella seconda il fronte dell'est è stato il teatro di una guerra di sterminio da ambedue le parti, ma al di sotto di questo percorso possiamo leggere e intravedere la trama di una relazione, di un rapporto non conflittuale, di un rapporto fatto di scambio economico, di scambio energetico, di scambio culturale. Quindi questo è non solo un progetto di ricerca, ma anche un libro che si può definire un libro pacifista, perché la globalizzazione ci aveva promesso un mondo più prospero e più pacifico. Invece abbiamo avuto un mondo che si sta impoverendo, soprattutto per le classi medie occidentali, e un mondo dove i conflitti si moltiplicano.